Buonasera, sono il professor Federico, sono professore emerito di neurologia alla Università di Siena, dove ho lavorato per oltre 40 anni dopo aver girato varie università, sia italiane che internazionali, e sono anche presidente del gruppo delle malattie rare della Federazione Mondiale della Neurologia. È stato con grande piacere che ho accettato, dopo 2 anni di interruzione, di riprendere un discorso con Televallo sulla così, illustrazione delle malattie neurologiche e di quelle che sono le varie patologie emergenti e le curiosità del nostro sistema nervoso centrale, un sistema che è leader assoluto delle funzioni del nostro organismo, che coordina tutte le attività e che dobbiamo imparare non solo a curare, ma soprattutto come cittadini dobbiamo imparare a proteggere per farlo funzionare nel miglior modo possibile ed il più a lungo possibile. Quindi affronterò in queste piccole riunioni varie tematiche che interessano tutte le più importanti malattie del sistema nervoso, a partire da quelle più comuni come le turbe della memoria, come le malattie cerebrovascolari, come l'epilessia, come il Parkinson, come le cefalee, eccetera, fino a quelle anche più rare, di cui alla fine di febbraio in tutto il mondo si celebrerà la giornata mondiale delle malattie rare. Ed infine cercherò anche di affrontare alcune tematiche divertenti e importanti, alcune curiosità, per esempio la differenza che può esserci tra il cervello di un uomo e il cervello di una donna, il ruolo che il cervello ha nell'ascoltazione della musica e l'importanza della musica per le funzioni del cervello, oppure il legame che può esserci tra le funzioni del cervello e l'alimentazione. Ed infine, dal momento che non possiamo esimerci anche di parlare di Covid, questa pandemia che ci sta affliggendo da oltre 2 anni e che sta cambiando completamente il nostro modo di essere, la nostra vita, ma anche la nostra salute, cercheremo di affrontare il legame che ha il Covid con il sistema nervoso, le problematiche del long Covid, ma anche dal momento che non possiamo fare a meno di studiare anche la storia e studiare ed apprendere dalle grandi epidemie del passato, per esempio la peste in Toscana descritta da Boccaccio, la peste del 1600 descritta da Manzoni, oppure l'asiatica, farò una trasmissione legata proprio attraverso che cosa noi possiamo apprendere dallo studio della letteratura delle vecchie pandemie. Vi invito pertanto a questo appuntamento che si terrà il lunedì sera dopo il telegiornale, sperando di suscitare il vostro interesse e la vostra curiosità. Cerchiamo di conoscere il nostro cervello. Cerchiamo di curarlo prima che possa essere troppo tardi, ma soprattutto cerchiamo di proteggerlo finché è in buona funzione. Grazie e buon ascolto.